Siamo con il prof Stefano Viganò, preparatore atletico della prima squadra di Juniores. Come trovate i ragazzi? Innanzitutto un saluto Paul, buonasera a tutti. Guarda, i ragazzi li ho trovati abbastanza bene dopo questo periodo di stop forzato, di lockdown. I ragazzi si sono presentati in buona condizione ai primi allenamenti. Ormai è una settimana e mezza che abbiamo iniziato con il mister e la società, la scelta di iniziare un po' controcorrente rispetto agli altri, così presto, secondo me ci darà i nostri risultati, i nostri frutti, perché abbiamo così tempo di programmare e lavorare al meglio, ottimizzare i carichi, e i ragazzi stanno sopportando abbastanza bene, li ho trovati in forma, ci sono un po' di disparità, questo è normale, c'è chi è un pochino più avanti già di condizione, però siamo all'inizio e la società e il mister ed io siamo soddisfatti di averli trovati in questa condizione. Per quanto riguarda il proseguo della stagione, come pensi di improntare la preparazione? Allora, adesso andremo in ritiro da lunedì, inizieremo un periodo di doppi allenamenti, quindi il carico sarà un pochino più elevato. Sempre in modo progressivo, inizieremo con qualche lavoro un pochino più su distanze un pochino più lunghe, poi e con le intensità un pochino più blande, poi inizieremo con lavori un pochino più specifici, sia a livello di potenza aerobica, quindi inizieremo ad avere intensità un pochino più alte da dopo il ritiro, sia a livello di forza, sia a livello di resistenza e velocità. Indagheremo un po' su tutto, ci manca da fare un test, i test precedenti, appunto come dicevo prima, sono stati abbastanza soddisfacenti e quindi abbiamo tutti i presupposti per far bene, per fare una preparazione in regola, arrivare al 13 settembre, prima partita di Coppa, in condizione, diciamo. Si potrà anche migliorare più avanti, come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo avuto un pochino più di difficoltà all'inizio a livello un po' condizionale, a livello fisico, poi abbiamo raggiunto il massimo livello. Speriamo di rifare un po' la stagione dell'anno scorso, che è andata ottimamente, sia dal punto di vista sportivo, parlo anche dal punto di vista personale, quindi dal punto di vista fisico ho trovato bene i ragazzi per tutta la stagione. Fare i pronostici è sempre antipatico, vuoi sganciarti dai pronostici? Antipatico, però io sto sulla linea della società. La società ha detto che l'obiettivo di quest'anno è una salvezza tranquilla e io dico pronostico questo. Poi si sa mai, Paul, nel calcio può succedere di tutto. Il pronostico che ti faccio è questo, una salvezza tranquilla, poi chissà se riusciremo a fare qualcosina in più, comunque noi lo otterremo per questo risultato. È ciò che noi tutti ci auspichiamo. Grazie Paul, grazie a te dell'intervista, buona serata a tutti e forza Casatese. Grazie, buon lavoro.